Uomini e donne, Nicolò Ragnolo, Sabrina e Maria mi hanno capito. Uomini e donne news, Nicolò Ragnolo si difende dalle accuse sui social e cita Sabrina Ghio e Maria De Filippi. Nicolò Ragnolo di Uomini e donne, dopo la scelta di Sabrina Ghio, ha dovuto nuovamente di difendersi dalle accuse. I telespettatori non hanno per nulla atteggiato la decisione presa da Nicolò. Il pubblico di Canale 5 si ritrova a difendere Sabrina, la quale aveva scelto di uscire proprio con il Ragnolo. Quest'ultimo ora si trova costretto a dare delle spiegazioni ai telespettatori. L'ormai ex corteggiatore ha risposto alle accuse attraverso il suo account Instagram. Nicolò chiede al pubblico di rispettare la sua scelta e di cercare di ascoltare le sue parole durante le puntate. Uscire dal programma con la Ghio per lui avrebbe significato andare contro se stesso. Infatti, il Ragnolo ha dichiarato di non vedersi fuori con Sabrina. Questo ha gettato la ormai ex tronista nello sconforto. Ma pare che sia la Ghio e Maria De Filippi abbiano capito realmente il suo volere. E lo stesso Ragnolo ha dichiarato ciò con il suo account Instagram. Inoltre, Nicolò parla anche del suo grande problema di dislessia. Consiglio a chi mi commenta e chi mi segue di non limitarsi a sentire ma di iniziare ad ascoltare perché io capisco la vostra voglia di commentare e giudicare anche se è sbagliata, perché è ignoranza umana. Nicolò si difende così dalle numerose critiche del pubblico. Nonostante ciò, fa un chiarimento riguardante il programma. Attenti a non farvi suggestionare dalla quotidianità di quel programma, Wed, perché siete abituati a vedere l'amore, le coppie che escono emozioni e quello che voi sperate. Ed ecco che Nicolò parla di Sabrina e di Maria De Filippi. Ci tengo a sottolineare che se non la vedete come me cambia poco, perché è comunque così e le persone che l'hanno capito sono Maria De Filippi e Sabrina Ghio. News Uomini e donne, Nicolò Ragnolo parla della sua dislessia sui social. Infine Nicolò parla del suo problema riguardante la dislessia, di cui ha parlato durante un'esterna con Sabrina. Chiedo scusa per gli errori ortografici, ma io sono questo e fate più fatica voi ad accettarlo che io, che ho il problema. Nel frattempo, le accuse da parte dei telespettatori non sembrerebbero essersi fermate.